Mercoledì 30 gennaio 2019. Buongiorno da Simona La Torrata. Foggia ancora sotto attacco del racket. All'alba una bomba esplosa dinanzi a un negozio ed è la terza in una settimana. Sentiamo. Un uomo incappucciato che posa a terra dinanzi alla Sara Cinesca un pacco, accende la miccia e scappa. Sono le immagini riprese dalle telecamere dell'ennesimo attentato a Foggia, questa volta alla rivendita Euronics, alla periferia della città. È il terzo attentato dinamitardo in una settimana firmato dal racket foggiano. Questa volta l'ordigno rudimentale esploso alle 2 del mattino ha danneggiato solo la Sara Cinesca e non gli interni del negozio. Era andata peggio al negozio di prodotti per estetisti e parrucchieri e a una rivendita gestita da commercianti cinesi. È sorprendente, ha detto il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, che dopo gli arresti dei giorni scorsi ci sia stata l'ennesima bomba. Noi, come squadra Stato, proseguiamo nell'azione di contrasto alla criminalità. Intanto il senatore del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Antimafia, Marco Pellegrini, fa sapere che chiederà una missione alla Commissione a Foggia. Il senatore pentastellato aveva presentato nei mesi scorsi un disegno di legge per creare una sezione distaccata a Foggia della Corte d'Appello e della Direzione Distrettuale Antimafia. Anna Piscopo, Mediterraneo News. Racket in azione anche nel Barese, dove stamattina, a Mola di Bari, i carabinieri hanno arrestato due uomini accusati di estorsione ai danni di un 35enne del posto. La vittima si era chiusa nella propria abitazione per sfuggire alle richieste di denaro da parte dei due uomini, che intanto avevano appiccato il fuoco alla sua auto. I carabinieri sono intervenuti sul posto, allertati dalla chiamata di un vicino spaventato dalle fiamme. Le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno incastrato i due estorsori, ripresi mentre appiccano l'incendio e poi scappano. Anche la Puglia, al centro dell'indagine, partita dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, sullo stato di ponti e viadotti gestiti da Autostrade. Cinque le strutture a rischio, tra cui il viadotto Paolillo, sul tratto della A16 che collega la Puglia alla Campania, tra Napoli e Canosa. Stamattina la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni e sequestro di documenti nelle sedi di Autostrade, SpA e nell'Ufficio Tecnico della Sicurezza Autostradale di Bari. Sono 10 gli indagati tra tecnici e dirigenti delle società. Sono accusati di aver falsificato le procedure di controllo dei viadotti. Una settimana fa erano state perquisite anche le sedi di Autostrade di Genova, Firenze e Milano. Gli agricoltori pugliesi tornano in piazza dopo l'annullamento delle norme sulla xylella, il batterio killer degli ulivi. Sentiamo. Tornano a manifestare gli agricoltori con i gilet arancioni, questa volta nella piazza di Rovo. Avrebbero dovuto incontrare domani a Bari il ministro Centinaio per protestare contro la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento anti-xylella presentato al decreto semplificazioni. Prevedeva il carcere da 1 a 5 anni per chi non rispettava l'obbligo di distruzione degli ulivi infetti, ma il ministro, dicono le organizzazioni, non risponde nemmeno al telefono. Il tempo è scaduto, avverte Spagnoletti Zeuli, portavoce del movimento dei gilet arancioni. Non ci fidiamo più di questa classe politica così disattenta e incapace di salvaguardare il patrimonio olivicolo. Intanto, sia il ministro Centinaio della Lega, sia i senatori pugliesi del Movimento 5 Stelle hanno annunciato il massimo impegno per presentare le norme in un altro provvedimento. Maricla Pastore, Mediterraneo News. La Regione Puglia ha stanziato 2 milioni per interventi straordinari e la riqualificazione dell'aeroporto di Taranto Grottaglie. Lo ha confermato stamattina l'assessore allo sviluppo economico Cosimo Borraccino. I lavori riguarderanno l'adeguamento dello scalo tarantino alle norme standard di sicurezza. E ora la musica. Giuliano Sangiorgi e Lele Spedicato sulla copertina di Vanity Fair. Il servizio. Senza Lele non avrei più continuato a stare su un palco, confessa Sangiorgi, il leader dei Negramaro, in un'intervista pubblicata su Vanity Fair. Dopo la paura per la vita del chitarrista del gruppo, colpito da un'emorragia cerebrale il 17 settembre, il cantante racconta i giorni di angoscia vissuti fino a quando i medici non hanno sciolto la prognosi. Se Lele non fosse tornato dal buio, avrei smesso di cantare, ha dichiarato Sangiorgi, che stava anche per annullare il tour. Il risveglio di Lele ha riportato serenità alla band. Il tour partirà il 14 febbraio da Rimini, mentre il 15 sarà pubblicata la nuova canzone del gruppo, Cosa c'è dall'altra parte, dedicata proprio all'amico. Un brano, dice Sangiorgi, che non volevamo neanche pubblicare, ma solo regalare a tutte le persone che ci sono state vicine. Claudio Carbone, Mediterraneo News. È tutto, grazie per averci seguito. L'informazione torna tra un'ora.